Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi farò vedere come realizzare la Nutella Cheesecake. È un dolce super goloso, facile e veloce da realizzare, senza cottura e senza gelatina. Una soffice mousse adagiata su una base super golosa. Una vera e propria tentazione a cui è impossibile resistere. Vediamo subito come realizzare questa buonissima Nutella Cheesecake. Prendete una ciotola, versate 250 g di mascarpone cremoso, versate 125 g di zucchero a velo. Adesso versate 2 cucchiai di soia oppure 2 cucchiai di latte. Amalgamate bene il tutto. Adesso versate 300 g di Nutella. Lavorate il tutto con le fruste elettriche. Aggiungete 2 cucchiai di soia. Conservate in frigo la vostra ciotola. Adesso vi serviranno 8 tortine Tomarchio. Sbriciolate nella vostra ciotola 8 tortine Tomarchio o comunque anche tortine di qualsiasi altra marca. Ho sbriciolato così 8 tortine Tomarchio. Adesso prendete un'altra ciotola e versate 2 cucchiai di Nutella. 2 cucchiai abbondanti di Nutella. Versate 2 cucchiai di soia. Versate 8 tortine Tomarchio che avete sbriciolato. Aggiungiamo altri 2 cucchiai di soia. Amalgamate bene il tutto. Quindi con movimenti che vanno dal basso verso l'alto andiamo a amalgamare bene le nostre tortine con la Nutella. Se volete potete seguirmi su Facebook oppure su Instagram come ricette golose di Cartisia. Dovete ottenere un composto umido e omogeneo. Ho foderato uno stampo a cerniera di diametro 20. Adesso versate le vostre tortine che avete amalgamato con la Nutella. Amalgamate bene il tutto e dovete creare una superficie omogenea. Bene, a questo punto versate la vostra crema di mascarpone e Nutella. Sistemate bene all'interno della vostra tortiera la crema. E con la vostra spatola create dei movimenti a zigzag per creare, diciamo, una sorta di disegno. Conservate in freezer per circa 2 ore. Ho conservato in freezer per 2 ore la mia torta e poi ho lasciato la mia torta tutta la notte in frigo, quindi dal freezer l'ho messa in frigo. Con un coltello delicatamente vado a staccare la mia torta dalla tortiera. Come vedete, la mia cheesecake non si attacca alla carta forno. E quindi posso togliere tranquillamente la carta forno. La mia cheesecake è pronta per essere gustata. Credetemi, è una vera e propria delizia, buonissima. Un dolce super goloso, facile, veloce e senza cottura. Senza forno e senza gelatina. Una soffice mousse adagiata su una base super golosa.
Mi raccomando, provate la cheesecake alla Nutella. È una vera e propria tentazione a cui è impossibile resistere. Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Provate la cheesecake alla Nutella e seguitemi se volete su Facebook oppure su Instagram come ricette golose di Cartisia. Iscrivetevi qui su YouTube perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo e tante altre ricette troverete sul mio canale. Io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima cheesecake. Ciao, baci da Cartisia. Non perdetevi questa tentazione. Ciao, alla prossima.